Principeggiare è un'arte, e ogni principe che si rispetti deve essere blu come il cielo, avere portamento, essere di bell'aspetto, coraggioso ed eroico. Ogni principe che si rispetti dovrebbe avere un cavallo fedele. Ogni principe che si rispetti deve mantenere la pace fra le fate e gli gnomi. E difendere il re e la regina da qualsiasi minaccia. E tenere segreti. Ogni corte ha il suo mago, e ogni mago ha dei poteri magici. Tutti temono il mago, o si fidano ciecamente di lui, perché il mago è saggio, perché il mago è vecchio, perché il mago è potente. Ogni mago, anche il più inetto, spera solo di essere il mago del regno, e di essere la mente dietro all'oscuro disegno. E come si conquista la fiducia del re? Facendo a gara con gli altri maghi e i loro principi. I loro principi che ovviamente vogliono solo conquistare una principessa. E se un mago, molto potente, partorisse una terribile maledizione, un maleficio, una pozione, un siero da far bere ai principi degli altri regni, un siero che farà vincere il suo principe e nessun altro. Ebbene, una mattina nel regno vicino accadde la tragedia. La principessa, nella sua stanza della torre più alta, si svegliò, stropicciò gli occhi e prima ancora che le ancelle venissero a vestirla, c'era un drago, un enorme, spaventoso drago sputafuoco, aggrappato alla torre, che osservava la principessa dalla piccola finestra. Lei gridò, gridò, chiedendo aiuto, e il drago iniziò a volare, in tondo ancora e ancora, intorno alla torre come una perenne minaccia. E tutti i principi dei regni vicini, affiancati dal solito mago, si prepararono per abbattere il drago. Tutti si presentavano desiderosi del sangue di drago, la sostanza più preziosa che un mago possa avere. E mentre il mago cercava il sangue di drago, il principe cercava solo la principessa, la bellissima principessa, che attendeva di sposare chi l'avrebbe salvata dal terribile drago. Girava intorno al castello, convinto di essere umano, ma invece era un drago. Sputava fuoco e uccideva chi si avvicinava alla principessa. Solo lei, la fanciulla reale, poteva baciare il drago e spezzare l'incanto. Ma lei avrebbe preso fuoco se lui avesse aperto bocca per dirle ti amo. Anche essere draghi è un'arte. E ogni drago che si rispetti deve girare intorno alla torre e osservare la principessa e il suo pettine. E il modo in cui lo usa. Il problema è che lei si spaventa. Lei è convinta che un drago sia un drago e voglia bruciarla e imprigionarla. Perché questo fa un drago che si rispetti. Però è raro che un drago sia rispettato se è stato anche un principe prima. Ed è raro per gli altri draghi dargli fiducia e stima. Non è facile essere un drago se non lo eri prima. Essere prigionieri di un corpo di squame. La principessa, invece, è prigioniera del nulla. È cotone in una bambolina. E poi guerra. Arriva il principe per uccidere il drago. Tutto l'esercito è in linea. Il drago lascia la torre della principessa e sputa fuoco sui soldati. Catapulte con palle di fuoco. Il drago che si mangia gli uomini spegne le grida. Ferro, fuoco sul prato bagnato e nuvole di foligine del fuoco di drago. E poi il principe, all'ultima fila dietro i soldati, ghigna. Ghigna nel fumo. E il drago, intrappolato, bloccato da mille corde, inizia ad ansimare. Il principe tende l'arco, mira e scocca la freccia, che prende quel cuore di drago stracolmo di ira, che con un bel soffio di fuoco profondo il drago di colpo precipita in un tonfo e il drago muore. Ora che il principe è certo che lui non respira, si aggira attorno al suo corpo e brinda. Sfila la freccia dal cuore di drago, sentendosi in mezzo agli dèi come gli eroi. E salendo in sella, gli altri soldati gli portano lei, la principessa. E poi corrono via sul suo cavallo. Lei non lo sa, ma sono seguiti da un carro. Perché ogni principe che si rispetti viene affiancato all'ennesimo mago. Il mago che creò il siero e che trasformò l'altro principe in drago. Anche essere draghi è un'arte. E ogni drago che si rispetti deve girare intorno alla torre e osservare la principessa e il suo pettine. Lei è convinta che un drago sia un drago e voglia bruciarla e imprigionarla, perché questo fa un drago che si rispetti. Però è raro che un drago sia rispettato se è stato anche un principe prima. Ed è raro per gli altri draghi dargli fiducia e stima. Non è facile essere un drago se non lo eri prima.
essere prigionieri di un corpo di squame, mentre la principessa è prigioniera del nulla, è cotone dentro una bambolina.